Eccoci signori per un'altra parte della nostra videocronaca su gara 2. Vediamo uno Stefan Schreiber che sta tenendo la prima posizione e sta allungando su Jeremy Varnat. Si è ripreso i suoi 20 metri e sta continuando a guidare in modo molto ma molto aggressivo, mentre vediamo un Varnat un attimino rinunciatario, forse perché in ogni caso ha vinto già questa gara dell'Europeo con i risultati di giornata, gli potrebbe andare bene la seconda posizione. Paul Holmes in terza, il mai domo Tony Sousa Borja del team Inquadra con la sua Yamaha che veramente ogni gara ci stupisce e ogni gara non possiamo far altro che fare grandi complimenti a lui per la condotta di gara e i risultati che porta a casa sempre costantemente. Vediamo Andrea Cesari che ovviamente ha avuto grossissimi problemi e sta più che altro pensando di finire la competizione accaparrandosi i punti, quindi marcia veramente piano sul circuito. Amerigo Ventura col numero 34 che difende i piloti italiani ed è ormai il pilota italiano più avanti. E vediamo Mattia Torraco che sta leggermente accorciando su Amerigo Ventura e probabilmente tenterà l'attacco ad Amerigo in questi ultimi giri che rimangono. Ricordiamo l'Europeo 30 minuti più due giri, qui a San Severino Marche sono perlomeno 36 minuti di gara. Vediamo che passano altri concorrenti e aspettiamo il passaggio di Stefan Schreiber, il passaggio di Jeremy Varnat che dovrebbero arrivare adesso sul traguardo. Ecco Stefan Schreiber, KTM ufficiale numero 10. Ecco Jeremy Varnat che mantiene quei 20 metri in modo da non avere problemi con la sabbia, ma sta mantenendo quel distacco. Aspettiamo di vedere il cartello degli ultimi due giri per verificare se ne abbia ancora veramente per poter attaccare Schreiber oppure se si sia accontentato della seconda posizione o più di quello non possa fare. Paul Holmes sempre tranquillo, sempre a fare meno strada. Tony Sousa Borja sempre in massima aggressività e vediamo però arrivare i Martin Vista e gli altri concorrenti 94 all'attacco di Tony Sousa Borja. Veramente una gara tiratissima, veramente una gara tiratissima. E dovrebbe arrivare adesso il nostro Amerigo Ventura, eccolo all'inseguimento del numero 84 seguito da Mattia Torraco. Vediamo Amerigo Ventura, grande Amerigo Ventura, ti quadri. Vediamo Mattia Torraco, Timon Dacozzi, sono i due portacolori rimasti della nostra Italia in questa gara dell'Europeo, in questa gara 2. Ricordiamo gara 1, Nicola Montalbini si è accaparrato il secondo posto dominando la gara fino all'ultimo giro, vittoria di Jeremy Varnat. E vediamo Jeremy Varnat che in questo finale di gara si sta facendo sotto Stefan Schreiber, vediamo se avrà la possibilità di sorpassarlo. Stefan Schreiber non è molto d'accordo ad essere sorpassato, è un pilota molto duro. Varnat in testa all'Europeo sinceramente avrebbe tutto da perdere a volere questa vittoria rispetto a accontentarsi del secondo posto, ma come abbiamo visto in gara 1 non si è voluto accontentare del secondo posto nei confronti di Nicola Montalbini e non vuole accontentarsi del secondo posto nei confronti di Stefan Schreiber. Jeremy Varnat ha veramente una marcia in più e veramente di un'aggressività unica, signori, ha dato in una curva, gli ha dato 30 metri ed è passato aggressivo senza alcun tipo di rischio. Ha messo le ruote dove neanche Stefan Schreiber avrebbe mai pensato di poterle mettere. Comunque lasciamo a Schreiber la possibilità della risposta, continuiamo a vedere il passato Tony Sousa Borja e rivediamo. Non ce n'è, ha allungato Jeremy Varnat, ha allungato, vuole essere il dominatore di gara 2 come lo stato di gara 1.
e anche Stefan Schreiber, un cavallo pazzo di Germania, nulla ha potuto contro l'aggressività, ma sicuramente anche la purezza di guida di Jeremy Varian. Al momento Jeremy Varian di Motoworks e DVT, sicuramente una marcia in più, signori, sicuramente una marcia in più. Li vediamo arrivare e ci sta dando per acquisire vantaggio. Jeremy non vuole arrivare con sulle ruote posteriori Stefan Schreiber, che è veramente una cosa non consigliabile. Signori, Jeremy Varian al momento è dominatore assoluto. Peccato per Nicola Montalvini, che ha avuto questo intoppo, e dovrebbe essere proprio l'ultimo giro di Jeremy Varian. Non è l'ultimo giro, potrebbe essere l'ultimo giro comunque. Vediamo comunque, seguiamo la terza posizione di Polons, in solitaria Polons in terza posizione, senza nessun rischio, la pista è ormai cemento. E quarta posizione di Tony Sousa Bourges. Quinta posizione per il numero 91 con il prototipo. E vediamo Martin Liska in sesta posizione, che ha conquistato la posizione a danni del numero 194. Grande Martin Liska, sempre su Yamaha di base Team RZ del mitico Emanuele Giovannelli. E dovremmo essere alle fasi conclusive. Aspettiamo Amerigo Ventura. Amerigo Ventura sempre all'inseguimento del 64, e adesso dovrebbe arrivare Mattia Torraco. Mantiene il distacco da Amerigo. Grande gara sia per Amerigo Ventura, e grande gara per Mattia Torraco. E vediamo Andrea Cesari che piano piano sta cercando di finire, portare a termine gara 2 per accaparrarsi punti preziosi per l'europeo. Non abbiamo idea di quale possa essere il problema tecnico di Andrea Cesari, e comunque un altro passaggio per Jeremy Varian, che controlla Stefan Schreiber. Mamma mia, meno male che Varian sta andando in controllo, perché se non andava in controllo era un problema. Grande rischio per Jeremy Varian, dai, che sembra avere comunque tutto nella normalità. Il grande distacco di Jeremy Varian e Schreiber a Paul Holmes, che si sta accontentando della terza posizione. È un Tony Sousa Bourges che non molla, signori, non molla assolutamente. E vediamo un Martin Liska, anche lui sempre concreto. Eccoci, vediamo un Mattia Torraco. Sempre onorevole la prestazione di Mattia Torraco. Dovrebbe arrivare sul rettilineo adesso Amerigo Ventura. No, arriva al 64, adesso l'inseguimento Amerigo Ventura. Ecco Amerigo. Bravo Amerigo, anche Amerigo sta crescendo molto. E vediamo un Jeremy Varian che ha allungato, non ce n'è, e si sta involando verso il traguardo. Spettacolare curvetta in derapata per Mattia Torraco. Dopo 30 minuti di gara ce ne vuole ad avere ancora l'energia per farlo. Ed eccoci che dovrebbero, niente, un altro giro per Jeremy Varian. Sembra non finire mai, signori, questa gara. Jeremy Varian si allunga e continua il rischio. È uno Stefan Schreiber che ormai
pensa più a fare foto, a fare pose per essere ripreso dall'operatrice FMI e a mandare occhiolini che ad andare a inseguire Jeremy Varian. Vediamo Paul Holmes, stabilmente in terza posizione. Tony Sousa Bolger, stabilmente in quarta posizione. E vediamo Van Grinsen, che veramente sta tenendo una quinta posizione onorevole, sempre in lotta con Marte Vizia, che non molla, anzi ci sembra addirittura aver accorciato leggermente il distacco. Va il numero 194, l'11 che tranquillamente anche lui cerca di portare a termine la gara per portarsi a casa punti preziosi. Una lotta a due all'ora tra il numero 11 e Andrea Cesari. Grandiosa questa bacchetta. I punti in europeo sono importanti. E vediamo il 64, quindi vuol dire che in arrivo Amerigo. Ecco Amerigo Ventura. Dovrebbe sfruttare Mattia Tornaco. E finalmente dovrebbe, ecco, essere l'ultimo giro. Ecco Mattia Torraco. Oh Madonna, vai grande Mattia. E dovrebbe essere l'ultimo giro per Jeremy Varian. E l'ultimo giro per Stefan Schreiber. Eccolo, confermato l'ultimo giro per Jeremy Varian. E l'ultimo giro per Stefan Schreiber. Continua il rischio, è un rischio controllato per Jeremy Varian. È una grandiosa seconda posizione per Stefan Schreiber, signore. Jeremy Varian oggi era veramente imbattibile. Vediamo un Paul Holmes in terza posizione. È un grandioso Tony. In quarta posizione, un pilota ad altri tempi, veramente un pilota ad altri tempi. E 35 minuti avere ancora le energie. E signori, complimenti al team in quad, perché Tony Sousa Bolger mette tanto del suo, ma il team in quad ha dato a una moto sempre in costante evoluzione a Tony, e che Tony sta sfruttando, ma la moto c'è sicuramente e sta migliorando di gara in gara, quindi veramente complimenti al team in quad. Poche parole, poche scuse, sempre risultati. Vediamo l'ultimo giro, boom. Giusto per essere sicuri che non accada una noia tecnica. Vediamo Jeremy Varian, ecco le ultime curve per lui. Stefan Schreiber veramente ha mollato, Jeremy Varian sembra non essersene accorto, si è mollato per mio modo di dire, ma comunque ha un distacco abbastanza interessante. E Paul Holmes. E Paul Holmes? E Paul Holmes dov'è? E Paul Holmes dov'è? E signori, non vediamo Paul Holmes. Signori, non vediamo Paul Holmes. Ci correggiamo, mancano due giri, ma non vediamo Paul Holmes. Signori, non vediamo Paul Holmes, ha passato Jeremy Varian, ha passato Stefan Schreiber. Non abbiamo visto Paul Holmes, lo stiamo attendendo sul traguardo. Non abbiamo visto Paul Holmes, vediamo chi transiterà. E vediamo un Daniele Valeri che ci è sfuggito per la video intervista sulla vittoria. Daniele, dopo ti vogliamo per la video intervista. E vediamo un Tony Sousa Bolger in terza posizione. Grande Tony! Verdiana, questi sono risultati, questi sono gare che si ottengono con il cuore. Grande Tony Sousa Bolger, ci dispiace per Paul Holmes che avrà sicuramente avuto un inconveniente, ma questo vuol dire essere concreti, questo vuol dire essere dei lavoratori. E vediamo passare Paul Holmes adesso in seconda posizione, ha segnalato in box che comunque va tutto bene. Quindi non sappiamo cosa possa essere successo, ma sicuramente un inconveniente momentaneo, lo vediamo marciare ai livelli di sempre. E comunque ricapitolando, Jeremy Varian,
Stefan Schreiber a due giri dalla conclusione, un'affermazione incredibile di Tony Sulzer-Borg, team in quad in terza posizione. I nostri complimenti a Tony. Signori, una piccola pausa perché il file sta diventando grandissimo in HD e di sentirci tra 10 secondi per le fasi conclusive di questa competizione europea. Dal vostro Fero, da quadisti.it, a risentirci tra 10 secondi.